Ehi, hai riacceso le luci, vedo. Su, coraggio, reagisci. Murdoch, riprovaci e ti spezzo il braccio. Bentornato, Pie. Tornato da dove? Non te lo ricordo. Non mi ricordo niente, se no non te lo chiederei. Beh, circa 3.000 piedi d'altezza, velocità sulle 500 miglia, diretti probabilmente a sud, verso il Messico. Su un aereo? Mi spezzi il collo! Hannibal e Sberla sono nei guai, stanno di sopra in prima classe nelle mani dei dirottatori. Io non ricordo dirottatori, non ricordo niente. È stato lo shock quando l'aereo è decollato, tu. Quando è decollato? No, aspetta! Noi stiamo volando! Siamo per aria dentro un aereo che vola! I respiri profondi, sta calmo, rilassati, non agitarti! Buono, buono così! No, non così! Se svieni di nuovo, io da solo non posso farcela! Io l'ammazzo! I dirottatori saranno almeno 3 o 4 e noi siamo soltanto in 2. E uno dei due è matto. Oh, Pie, io ho bisogno di affetto e comprensione. Se mi maltratti, divento insicuro. Il mio equilibrio psichico comincia a traballare, credimi. Il tuo equilibrio? Ah, tanto è inutile. Allora inventalo tu un bel piano. Visto che non sei più matto, pensaci tu stavolta. Ma perché non ti decidi una buona volta? Sei matto, non sei matto, sei matto, non sei matto, mamma, non mamma. Piantala, Bardo! Piantala! E ascolta, devi infilarti sotto il pavimento e portare un messaggio a Hannibal. Ok.